In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, giovedì 21 di aprile 2022. Siamo all'epilogo di quello che è l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Loro sono lì a parlare e il Signore si mostra a loro. È un po' come è successo nell'esperienza della donna nel pozzo. Lei andava in giro a dire a tutti: «Guardate che questo qua sta facendo dei miracoli, questo qua è un profeta». E poi dopo loro vanno da Gesù e vedono proprio la testimonianza. Quindi di conseguenza il Vangelo di oggi ci dice che il Signore, per quanto l'uomo possa testimoniare, il Signore agisce. Ma quello che a mio avviso è molto importante è la frase che noi troviamo appunto qui. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io». Ecco, che cosa significa questo? Allora, nella mia esperienza significa che una persona tantissimi anni fa mi disse appunto che quando ci sono questi momenti di turbamento ci sarebbe una frase che andrebbe appunto detta, che è: «Et anima turbata, est valde, se tu domine usque quo». Ecco, la mia anima è turbata, ma Signore, tu dove sei? Naturalmente questa invocazione è fatta in latino, perché si sa il latino è una lingua, è la lingua della madre chiesa, è una lingua che dovrebbe avere un'ascesi superiore, ma naturalmente noi, se non abbiamo questa, come dire, questa gestione della lingua, io non ce l'ho, però questa frase me la ricordo, e possiamo dirla in italiano, cioè non è che il Signore non ascolta perché è fatta in italiano e non è fatta in latino. Sicuramente ognuno di noi può invocare il Signore. Quindi possiamo usare anche frasi come dicevano appunto le persone che avevano bisogno di Gesù: figlio di Davide, abbi pietà di me, oppure Signore pietà. Ma già quando diciamo Signore pietà lo diciamo nel rosario, quando facciamo le litanie: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci. Noi lì stiamo facendo le invocazioni che facevano quei poveracci che avevano bisogno dei miracoli di Gesù. Quindi, detto questo, noi possiamo fare questa invocazione o alle 7 del mattino o alle 7 di sera, preferibilmente, perché come ben sappiamo il 7 è un numero biblico in cui appunto c'è una certa perfezione, quindi di conseguenza sarebbe sarebbe perfetto se si facesse in questo orario. Poi naturalmente non possiamo dirla una, due volte, tre volte, 10 volte, 7 volte o 70 volte 7, finché il Signore non si stufa di noi, e lì potremo trovare sicuramente un giovamento. Ma almeno per quello che riguarda me, nel corso degli anni qualcosa è successo. Sia lodato Gesù Cristo.